Il procuratore generale ha chiesto la conferma delle condanne emesse in primo grado per i tre imputati nel processo che riguarda la vicenda dei presunti atti sessuali nei confronti di una ragazzina inferiore di 14 anni a Melfi. È stata chiesta la conferma della condanna a 8 anni di reclusione per la madre della ragazzina che si trova in carcere. Nella prossima udienza, la discussione delle difese e la sentenza. E apriamo la pagina legata all'emergenza. Continuano le vaccinazioni anche questa mattina al centro vaccinazioni dell'ospedale di Sciacca. Si continua, si prosegue con le somministrazioni ed è stata la volta degli insegnanti. Un corpo docente davvero entusiasta di ricevere il vaccino dell'AstraZeneca e che ha commentato dicendo che è un grande segnale dato da parte del governo di priorità al mondo della scuola. E di vaccinazione abbiamo parlato questa mattina con il medico di famiglia di Sciacca, Nino Sandullo, il medico che, come si ricorderà, ha contratto il virus nei mesi scorsi e che adesso è pienamente ristabilito e che è tornato nel suo ambulatorio. In un'intervista che ha rilasciato a risoluto.it parla delle vaccinazioni, sottolinea l'opportunità appunto di sottoporsi alla vaccinazione e poi esprime un giudizio negativo nei confronti soprattutto dei medici che sono contrari alla vaccinazione anti-Covid. E continuiamo a parlare del mondo della scuola. Ipotesi di slittamento della fine dell'anno scolastico. È stato per primo il Premier Draghi a parlarne e oggi il ministro ha già annunciato le modalità di svolgimento dell'esame di maturità. E a parte questo, sembra proprio che l'esame di maturità subirà anche questo uno slittamento per consentire la fine dell'anno scolastico. Al momento si tratta soltanto di ipotesi, ma soprattutto ha alimentato il dibattito nel mondo della scuola per la fine. Quindi il recupero delle lezioni dello scorso anno che purtroppo non è stato possibile fare in presenza. Le difficoltà operative della squadra addetta alla segnaletica del comune di Sciacca sono poche unità. Ne abbiamo parlato questa mattina con il responsabile Giuseppe Toto, il quale riferisce anche del danneggiamento che spesso subiscono nelle ore della notte le transenne che vengono collocate nel territorio di Sciacca. Poche le transenne a disposizione e spesso quelle che vengono collocate sono pure danneggiate. E infine chiudiamo con una notizia che arriva da Lampedusa. È stata avvistata a nord-ovest dell'isola di Linosa una tartaruga che era in grande difficoltà. L'equipaggio della motovedetta dei carabinieri di Lampedusa l'ha recuperata e affidata al centro di recupero delle tartarughe Caretta Caretta di Lampedusa. L'animale era in difficoltà e pesa circa 30 kg. Ma tutto questo e molto altro sempre su risoluto.it.